passa. Parlo solo io, anche perché vorremmo lasciare forse un po' di minuti almeno per le associazioni, quindi insomma ho condensato anch'io una parte consistente del testo. Ho un PowerPoint cui tenevo un po' perché ci sono i numeri del discorso che farò, quindi insomma al di là delle ambizioni grafiche c'era bisogno di far vedere i numeri perché qualcosa rappresentano. Dunque volevo appunto spiegare che questo è un lavoro a quattro mani, frutto di una fortunatissima combinazione esistenziale, perché uno dei due autori, Roberto Scognamillo, che è in sala, è un insegnante di storia dell'arte, che è in ruolo dal 2001 in un istituto d'arte, che oggi è un liceo artistico, nell'Interland di Roma, e l'altra sono io, che insegno da circa 20 anni in un piccolo ateneo pugliese. Abbiamo così potuto seguire in qualche modo in parallelo l'evoluzione che la formazione della disciplina ha conosciuto nell'ultimo quindicennio, dalla scuola superiore all'università, avendo a disposizione due punti di osservazione diversi e in una certa misura complementari, una scuola insediata nella periferia di Roma e un medio, ormai piccolo per la verità, Ateneo del Mezzogiorno. È importante questo perché forse se si ha una prospettiva d'insieme si capisce anche un po' di più che cosa significa la buona scuola nel disegno che ci è stato proposto. Il rapporto La buona scuola, pubblicato il 3 settembre 2014, di cui... è proposto come oggetto di dibattito e confronto nel quadro di quella che vogliamo diventi la più grande consultazione trasparente, pubblica, diffusa, online e offline che l'Italia abbia mai conosciuto finora, sono parole della premessa, nasce come un progetto organico di revisione e rilancio della scuola italiana, che l'insieme dei provvedimenti messi in opera nel corso del Ministero Gelmini aveva pesantemente penalizzato. Qualcuno forse lo ricorda? Ma al di là delle roboanti dichiarazioni di principio del precedente disegno di riordino della scuola, l'insieme dei provvedimenti che passa sotto il nome di riforma Gelmini aveva come principale finalità quella di comprimere il bilancio di un ministero ridotto già da decenni quasi alle sole spese di personale e ha comportato di fatto uno dei più vasti licenziamenti di personale pubblico della storia repubblicana. Senza questa premessa sarebbe forse difficile comprendere il senso del sistematico taglio delle ore di insegnamento in storia dell'arte introdotto con quei provvedimenti. Nei 5 anni durante i quali è maturata la transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, sono state cancellate più di 400 cattedre in storia dell'arte, 415 secondo i dati della CGIL Scuola, a fronte di una dotazione iniziale che doveva girarsi intorno a grosso modo 2.000 posti. Non è stato possibile stabilire con sicurezza la cifra di partenza perché il Ministero non mette a disposizione il numero assoluto delle cattedre in quel momento. È importante considerare questa mutilazione, nel quadro del più generale impoverimento dei saperi legato alla produzione artistica, perché è soprattutto a questi che la storia dell'arte è stata sottratta, insieme a moltissime ore di disegno, pittura, scultura, disegno tecnico, progettazione e laboratorio. Proprio quella formazione alla creatività che il progetto della buona scuola si proponeva di recuperare, reintegrando, sono dichiarazioni del gennaio 2015, rilasciate dal ministro Giannini, l'ora aggiuntiva in tutti e 5 gli anni dei licei, studiando come inserirla ex novo nei tecnici e professionali, magari in modo facoltativo. Un'attenzione persino maggiore sembrava riservata all'insegnamento del disegno e storia dell'arte, da rafforzare soprattutto nel biennio dei licei e degli istituti turistici. Si quantificava anche la spesa di questa operazione, 25 milioni per 2 euro alla settimana, prospettando una introduzione ordinamentale sostenuta da nuove assunzioni per un fabbisogno di 3.400 classi. Dalla buona scuola pagina 90. Questo recupero sembrava addirittura l'elemento cardine di un nuovo progetto educativo imperniato sulla capacità di riportare la creatività in classe. Ecco, grazie. Sì. Al fine di ripartire dal Made in Italy, inteso nella sua valutazione più ampia e per valorizzare le nostre meraviglie artistiche, all'interno della scelta turistica, anche scegliendo strade imprenditoriali. Questo era il testo esatto del progetto della Buona Scuola. Poi dallo storytelling si passa alla realtà. Andiamo alla prossima, per cortesia. Ancora l'altra. Questa è solo dichiarazione dei ministri. Ancora? Perfetto. Delle rutilanti promesse di Capodanno, il disegno di legge 13 luglio 2015 non conserva nulla. Se ne ritrova un pallido accenno nelle attività complementari proposte al fine di ampliare l'offerta formativa, che dovrebbero genericamente potenziare le competenze nella musica e nell'arte. Ancora la prossima, per favore, perché è isolata. Ecco, sono le due voci che vedete isolate. E l'alfabetizzazione all'arte, attività complementari ridimensionate però dall'urgenza di dare tassativa attuazione all'alternanza scuola-lavoro.
Nel testo definitivo, la promessa di reintegrare la storia dell'arte negli ordinamenti scolastici, almeno a livello precedente alla riforma e proclamata in più occasioni, si è tramutata in un generico invito alle scuole perché sia diffusa attraverso tutte le materie una cultura al bello. Un bello che aleggia come categoria antistorica, entità incorporea e sublimata, che trascende la concreta realtà del patrimonio storico italiano. Unico, lo hanno detto moltissimi questo pomeriggio, per la sua diffusione capillare. Ma al di là degli aspetti... Posso andare? Ecco, grazie. Ancora la prossima, per piacere. Questo è il testo esatto dell'alternanza scuola-lavoro. Perfetto. In effetti non è un caso che la disponibilità di carte della nuova classe A54... Posso? Posso? Allora ho bisogno di vederlo. Comunque i dati li vedete nel numero assoluto di oltre 17.000 posti messi a concorso. Per storia dell'arte ce ne sono 81. Ma al di là dei singoli aspetti sui provvedimenti in materia di storia dell'arte, esiste un problema di scelte sul compito che la scuola deve assolvere all'interno della società. Secondo un rapporto OCSE che rimonta al 2009, l'Italia ha un livello di analfabetismo funzionale notevolmente più elevato della media europea, pari a circa il 47% della popolazione compresa fra i 15 e i 65 anni. Un analfabeta funzionale sa leggere e scrivere, ma non comprende il senso di un testo, non costruisce analisi articolate, paragona il mondo solo alle sue esperienze dirette. Queste difficoltà strutturali accomunano, insieme ad un significativo segmento della popolazione adulta, anche quella tra i 15 e i 18 anni. Per contrastare questo fenomeno, che rischia di compromettere seriamente le prospettive di crescita economica e civile del Paese, forse non basta affidarsi al volenteroso potenziamento dell'offerta formativa, che sia in storia dell'arte o meno. In un Paese nel quale la progressiva riduzione delle competenze presente nella fascia più giovane della popolazione adulta si accompagna anche a una simmetrica crescita delle disuguaglianze sociali. Beh, per un Paese che ha queste prospettive concrete, si dovrebbe impiegare una task force per tenere a scuola i ragazzi e dotarli possibilmente delle conoscenze necessarie a divenire cittadini consapevoli, non sottrarli alle aule scolastiche per offrire forza lavoro e strutture produttive a istituzioni pubbliche, tra queste i musei. A meno di non avere già deciso che circa metà della popolazione attiva dei prossimi decenni sia destinata ad acquisire un livello di istruzione relativamente modesto e a fornire manodopera scarsamente qualificata, certo non alla scintillante rinascita del Made in Italy che si sostiene di voler favorire. Le forme rappresentative sono un linguaggio che richiede una certa capacità di impadronirsi di forme complesse, in una certa misura assimilabile allo studio delle lingue e o a quello del linguaggio matematico. Potrebbe quindi facilmente offrire un ottimo esercizio per lo sviluppo delle capacità di analisi. La globalizzazione sta rapidamente creando all'interno delle scuole la necessità di confrontare sistemi linguistici e culturali anche molto distanti, per i quali la storia dell'arte potrebbe offrire un'ottima palestra di integrazione. Reintrodurla negli ordinamenti della scuola media superiore potrebbe servire anche o forse soprattutto a questo. Però va fatto in fretta, altrimenti, volendo parafrasare il titolo di un fortunato libro recente, patrimonio si coniugherà al futuro, ma al futuro di chi?